Bentornati amici ed amiche di Quelle Iene sul Tubo, nuovo appuntamento con Malati di Fantacalcio per questa 36esima giornata di Serie A. Ci avviciniamo al termine di questa stagione, ma noi Iene siamo sempre qui a dispensare consigli utili sulle vostre fantasquadre. Proprio per questo commentate come sempre numerosi sotto il video per ricevere tutti i consigli sulle vostre formazioni, ricordandovi però che risponderemo soltanto ai ballottaggi e che questi saranno attivi solamente in determinate fasce orarie. Vi preghiamo inoltre di prestare molta attenzione al video prima di commentare. La realizzazione di quest'ultimo non è semplice come può sembrare e la stessa grafica vi aiuta nella scelta della formazione con i colori attribuiti ai calciatori che indicano le nostre sensazioni su questa giornata. Risponderemo perciò solamente ai commenti con le richieste di ballottaggio e non a quelli con le intere formazioni per via delle tempistiche. Saranno sempre ben accetti consigli e o critiche purché quest'ultime vengano poste in maniera costruttiva senza mancare troppo di rispetto al nostro operato. 36esimo turno che si aprirà dunque sabato con ben tre anticipi e che vedrà come protagonisti Atalanta e Genoa in primis in lotta rispettivamente per un posto Champions la prima e la salvezza la seconda. Una Lazio che non potrà fallire l'appuntamento con i 3 punti per rimanere ancora agganciato al treno che porta l'Europa. In serata chiude Fiorentina-Milan dove i rossoneri saranno chiamati ad una nuova vittoria se non vorranno porre fine alle loro ambizioni Champions. L'Hutch match che aprirà domenica vedrà come protagoniste Torino e Sassuolo mentre alle 15 Udinese-Empoli saranno chiamati in trasferta a conquistare fondamentali punti salvezza. Alle 18 da segnalare Spal Napoli, mentre in serata il big match di fondamentale importanza in chiave Europa per i padroni di casa tra Roma e Juventus. Giornata tuttavia che si concluderà lunedì con il derby emiliano, molto importante per entrambe le compagini in chiave salvezza, tra Bologna e Parma. Mentre alle 21 l'Inter sarà chiamata a confermare il terzo posto in classifica tra le mura di casa contro il Chievo Verona. Atalanta-Genoa apre questo turno di campionato sabato alle ore 15. Pesanti assenze tra gli orobici, affidatevi a Gollini tra i pali, Castagne e Gosens sulle fasce, così come a Pasalic, Ilicic e Zapata per provare a raggiungere importanti bonus. Pessina e Piccoli, le scommesse a gara in corso, così come De Ronda a centrocampo, da evitare però Palomino e Gimsiti a rischio malus. Negli ospiti invece si è accrescito Leragher, Kwame e Lapadula, Lazovic, Veloso e Pandev, scommesse anche a gara in corso, da evitare tutto il restante reparto arretrato a rischio Cagliari-Lazio, ore 18. Nei Sardi spazio ai giocatori chiave quali Barella, Giopedro e Pavoletti. Cigarini solo come scommessa, così come Cacciatore Birsa e Cerri anche a gara in corso, da evitare Pisacane e Deiola a rischio malus. Tra le fila dei biancocelesti invece puntate sui vari Acerbi, Parolo, Lulic, Alberto, Correa ed Immobile per sperare nel bonus. Romulo e Caicedo le scommesse, da evitare se potete Radu non certo del posto e Leiva a rischio malus. Fiorentina-Milan, ore 20 e 30. Tra i viola, fiducia in Biraghi, Benassi, Chiesa, Miragliasse e Muriel per provare ad andare a bonus. Gerson e Simeone le scommesse anche a gara in corso, da evitare Ceccherini, Dabo e Fernandes a rischio del posto i primi e del malus l'ultimo. Per quanto riguarda i rossoneri invece sia Suso, Borini e Piontek, che sia Cialanoglu e Cutrone le possibili scommesse anche a gara in corso, da evitare Musacchio ed Abate a rischio del malus e del posto. Torino-Sassuolo e l'Hutch match di domenica delle ore 12.30. Nei Granata spazio ai vari Sirigu, Itson, Kulu, Ansaldi, Baselli e Belotti per provare a raccogliere fondamentali bonus. De Silvestri e Berenguer le scommesse, così come Zaza a gara in corso, da evitare Moretti e Mete a rischio malus. Tra gli ospiti invece sia Ferrari, Lirola, Sensi e Berardi, Boga, Djuricic, Matri e Babacar le scommesse anche a gara in corso, da evitare Peluso e Locatelli non certi del posto. Frosinone-Udinese è il primo dei 2 match delle ore 15. Tra i ciociari fiducia da dosare, sia Cassata, Valzani e Ciano, Pinamonti e Ciofani come scommesse anche a gara in corso, da evitare tutto il reparto difensivo a rischio malus. Nei friulani invece le certezze portano i nomi di Musso, Larsen, De Pollo e Pussetto, Mandragora, Lasagne e Dokaka le scommesse anche a gara in corso, da evitare Troste Kong non certo del posto e Sandro a rischio malus. Sampdoria-Empoli. Nei padroni di casa spazio a Murru, Prat, Ramirez, De Frel e Quagliarella, gli uomini più in forma. Caprari e Gabbiadini le scommesse a gara in corso, da evitare Sala non certo del posto e Ferrari ed Ekdal a rischio malus. Tra le fila degli ospiti invece Silvestri, Di Lorenzo, Paiaz, Krunic, Farias e Caputo in caso di recupero quest'ultimo, gli uomini su cui fare affidamento. Traoré solo come scommessa, da evitare Veseli, Nicolau a rischio malus. Spal-Napoli, in programma sempre domenica ma alle ore 18. Lazzari, Fares e Pedagna le solite sicurezze nei padroni di casa, Murgia, Kurtic e Floccari invece le possibili sorprese, così come Valoti ed Antinucci a gara in corso, da evitare tutto il restante reparto arretrato a rischio malus. Tra i partenopei invece Koulibaly, Ruiz, Zielinski, Calleogni, Insigne e Mertens, gli uomini su cui fare affidamento in ottica bonus, Younes e Milik le scommesse anche a gara in corso, da evitare Isai e Mario Rui quasi sicuramente fuori dall'11 titolare. Roma-Juventus è il big match delle ore 20 e 30, tra le fila dei giallorossi
spazio a Kolarov, Pellegrini, il Sharawi e Dzeko per provare a centrare qualche bonus. Zaniolo, Under e Kluivert le scommesse anche a gara in corso, da evitare Nzonzi e Karstrop non certi del posto e Cristante a rischio malus. Nei bianconeri invece sia Chiellini, Cancelo, Pjanic e Cristiano Ronaldo, Emre Can, Cuadrado, Kenny, Dybala le scommesse anche a gara in corso, da evitare De Sciglio e Bentancur a rischio sia del posto che del malus. Bologna-Parma, derby emiliano in programma lunedì alle ore 19. Nei padroni di casa fate affidamento su Pulgar, Soriano, Orsolini e Palacio per provare a racimolare importanti bonus. Edera, Destro e Santander le scommesse anche a gara in corso, da evitare Lianco a rischio malus e Calabresi del posto. Tra gli ospiti invece Bruno Alves, Stulaz, Gervinho, le certezze. Di Marco, Seligardi e Ceravolo solo come scommesse, da evitare Gazzola e Bastoni non certi del posto, così come Sepe tra i pali. Inter Chievo Verona chiude quindi questo turno di campionato lunedì alle ore 21. Fiducia in quasi tutti quei giocatori nerazzurri abbiate nelle vostre rose, su tutti Nainggolan, Politano, Perisic, Icardi, Lautaro Martinez, i più avvezzi al bonus. Gagliardini, João Mario e Vesino, quest'ultimo solo in caso di recupero, le scommesse. Tra i clivenzi invece provate a dare spazio ai soli Meggiorini e Bignato, Stepischi e Grubaz invece solamente come scommesse, da evitare però tutto il reparto arretrato a rischio malus. E con Malati di Fantacalcio per oggi è tutto, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate come sempre un like, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale, e da quelle iene sul tubo è veramente tutto, appuntamento ai prossimi video.